Ciao a tutti, io sono Altea e nel video di oggi vi racconterò che cosa ho fatto dopo il mio anno come ragazza alla pari. Come vi raccontavo nei video precedenti, ho vissuto all'estero per un anno lavorando come au pair, un'esperienza che mi ha messo veramente alla prova, ma che mi ha dato anche tantissime soddisfazioni. Sono tornata ad aprile 2015 e di nuovo quella sensazione, oddio, adesso cosa faccio? È la stessa sensazione che avevo percepito un po' quando avevo terminato il liceo e non sapevo bene che cosa fare. Dopo aver riflettuto diversi mesi su quello che potevo fare una volta rientrata in Italia, ho deciso alla fine di iscrivermi all'università. Dopo una scelta veramente difficile che oscillava tra il mondo delle lingue e il mondo della comunicazione e del design. Nel profondo io sapevo quale ambito più mi appassionava, ma diciamo per una sicurezza sul futuro e per una serie di altri fattori come la mia incertezza, l'influenza dei miei genitori, insomma, alla fine ho optato per l'ambito linguistico e quindi mi sono iscritta a mediazione linguistica, ho studiato inglese e come seconda lingua ho scelto lo spagnolo. Non avendo un background linguistico, ho optato per una lingua latina, una lingua affine alla mia lingua madre, pensando così di riuscire a stare al passo con gli studi. Così è stato, fortunatamente, nonostante comunque sia stato molto difficile studiare una seconda lingua che avevo iniziato all'università. I miei compagni di classe comunque venivano tutti da dei licei linguistici o il perito turistico e quindi avevano già conoscenza e stare al passo non è stato proprio semplice. Così a metà corso ho deciso di prendermi l'estate per andare in Spagna e fare una breve full immersion in questa lingua. Mi sono organizzata così una sorta di vacanza studio che in realtà desideravo da anni, ancora prima che facessi l'au pair. Il percorso di studi tutto sommato è andato bene. Io sono riuscita a finire la triennale nei tempi, però se mi richiedessero di rifare questa università, probabilmente non la rifarei. Nel senso che il mio obiettivo era quello di sicuramente migliorare ancora di più l'inglese e imparare una nuova lingua. Ma aver studiato le lingue all'università in Italia non mi ha permesso di far questo. E vi consiglio, se appunto avete questo come obiettivo, di fare l'università all'estero o perlomeno di soggiornare nel paese in cui si parla la lingua che state apprendendo il più possibile. Quando stavo per terminare i miei studi mi sono riavvicinata molto al mondo dell'arte e tutto quello che poteva essere creativo. Fin da sempre è stata una mia passione che però negli anni universitari, ma devo dire anche al liceo, ho un po' lasciato a parte. È iniziato tutto un po' per caso, mentre girovagavo così su internet, ho visto queste figure da cui sono stata fin da subito attratta e sono i mandala. Per chi non sapesse che cosa sono i mandala, nella filosofia orientale rappresentano il cosmo, sono quindi dei simboli spirituali e rituali. E molto presenti nel buddismo e nell'induismo. Molto conosciuti anche in Occidente, sono appunto dei disegni rappresentati da forme geometriche, circolari e diagrammi e vengono utilizzati anche in vari ambiti, quindi dalla spiritualità alla psicologia, proprio come espediente per ritrovare calma, pace e un equilibrio interiore. La mia riscoperta per l'arte è iniziata dai mandala e appunto li ho visti online per puro caso, non avevo idea di che cosa fossero e quindi mi ci sono cimentata un po' nella loro realizzazione e da lì ho iniziato anche a sperimentare i disegni con gli acquarelli, la pittura astratta con gli acrilici. E insomma è stato un susseguirsi di esperimenti fino ad ora. Creare è quello che più mi appassiona, come avrete capito e come potete anche notare dal mio profilo Instagram. Bene, vi ho raccontato un po' di cose che sono successe appunto dopo il mio anno come ragazza alla pari. Con questo volevo semplicemente dirvi di seguire il vostro istinto quando siete di fronte a delle scelte e di ascoltare quella voce interiore che ognuno di noi ha. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video in cui vi parlerò di un metodo per tenere in allenamento l'inglese o comunque impararlo se non avete tempo e le vostre giornate sono veramente piene. Iscrivetevi al canale per non perdere l'uscita del video e ci vediamo presto!